Il 10 febbraio di 40 anni fa, Carlo Maria Martini, nuovo arcivescovo di Milano, faceva il suo ingresso in diocesi di Milano con il Vangelo in mano, camminando per le vie del centro della città. Come successore sulla cattedra di Ambrogio Carlo, quale ritiene che sia il lascito più significativo del suo lungo episcopato? I libri pubblicati da Cardinal Martini riempiono diversi scaffali di ogni biblioteca, anche della biblioteca dell'arcivescovo, e quindi la fatica di trovare un'espressione sintetica è naturalmente una roba impegnativa, ecco. Però io penso che il lascito si possa riassumere in quella frase del Salmo che Cardinal Martini ha chiesto che fosse scritta sulla sua tomba, ecco, sulla lastra di marmo che in Duomo copre la sua sepoltura, cioè la parola come lampada per i miei passi. Ecco, questo fatto che la parola fosse per il grande biblista non solo un argomento di studio, ma che soprattutto da vescovo si rivelasse lampada per il cammino personale, per il cammino della Chiesa, e quindi anche la pluralità degli interessi, degli interventi, degli ambienti che lui ha visitato, delle iniziative, perché appunto il suo episcopato è stato lungo, quindi naturalmente ha visitato tanti ambienti, tante situazioni, però mi pare che in tutto questo ha mostrato come la parola di Dio potesse essere luce, potesse essere interpretazione acuta, potesse essere messaggio di speranza. Quindi questo mi pare una buona sintesi, ecco, dell'intenzione del cardinale e anche di come è stato recepito da noi. Lei era allora un giovane prete, 5 anni di messa non ancora compiuti. Ha un ricordo personale? Si trovava a Milano in quel 10 febbraio di 40 anni fa? Sì, certo, tutti noi, poi noi eravamo preti del seminario, quindi non avevamo impegni pastorali così esigenti da trattenerci fuori in Milano, quindi siamo venuti tutti. Ma io ricordo più che la giornata dell'ingresso e la folla e insomma l'insieme dell'evento, ricordo di più come poi si è presentato nei diversi momenti in cui ha visitato i preti del seminario, in cui ha incontrato le varie comunità. Ecco, mi è sembrato il mio ricordo personale, insisterebbe soprattutto su quel senso di discrezione con cui si è presentato e quell'attenzione alle persone che ha rivelato da subito. Ecco, quindi questi due tratti, una gentilezza discreta e un'attenzione alla persona, sono il mio ricordo più vivo dei primi incontri con lui, ecco, a prescindere dall'evento dell'ingresso.